Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video e ben ritrovati agli ascoltatori del podcast. Si è appena corsa quinta tappa, la Genova Lucca, e anche oggi è stata una bellissima tappa, incerta fino all'ultimo, dove ha premiato i fuggitivi di giornata. Fuggitivi di giornata che in realtà sono partiti a metà gara perché la prima parte di gara era stata condizionata da sempre un drappello di fuggitivi, ma poi il team Alpecin ha cercato di far il ritmo nella salita che si poneva all'incirca dopo 70 km per cercare di stancare tutti gli altri velocisti. Difatti ha tagliato fuori fin da subito Jakobsen, che poi in realtà è riuscito a rientrare, e quindi sono poi andati a riprendere il gruppetto che si era formato davanti. E poi sono usciti altri quattro uomini. All'interno di questo gruppetto c'era Michael Valgren del team F. Era da tanto che non lo vedevamo in una corsa e dopo tanto oggi l'abbiamo rivisto. Il vincitore Benjamin Thomas del team Cofidis. Prima vittoria per lui di questo livello e anche prima vittoria per questa stagione per il team Cofidis. Fino ad ora era l'unico team World Tour a non aver ancora ottenuto una vittoria. Pazzesco. Oltre a loro c'era Andrea Pietrobon del team Polti Cometa, che ha provato a fare una bellissima azione all'ultimo chilometro, ma poi è stato ripreso ai meno 100 metri. Si vedeva purtroppo che non aveva le gambe nell'ultima parte di corsa, difatti non riusciva neanche a dare i cambi, ma ci ha comunque provato. Bellissima azione che purtroppo però non è andata a buon fine. Assieme a loro c'era anche per il team Groupama FraSeDeGeux, e quindi si sono ritrovati dai meno 70 all'incirca che era partita l'azione, si sono trovati ai meno 20 km, che c'era l'ultima salitella di giornata con un minuto. Dietro hanno provato a tenere il gruppo, il leader Trek, hanno speso anche Bagioli nell'ultima salitella, uno degli uomini di punta del team, per provare a rientrare. Sono arrivati a 50 secondi, ma poi non ce l'hanno più fatta a chiudere. Poi la strada era favorevole anche ai fuggitivi e non ce l'hanno fatta. Mi ha stupito molto, bellissima la posizione di Benjamin Thomas in bicicletta, è molto aerodinamico, ha la faccia che è quasi attaccata al manubrio. Non immagino quanti watt riesce a guadagnare rispetto ad altri corridori che non riescono a tenere questa posizione estrema. Benjamin Thomas, che è molto forte in pista, è attualmente il campione europeo dell'Omnium e penso che quest'anno sta curando anche lui, come gli italiani, la preparazione per l'Olimpiade di Parigi. Non ho mai visto questi livelli su strada Benjamin Thomas e mi ha stupito, ma è andato molto forte. È già la seconda fuga che c'entra in questo Giro d'Italia e questa volta ha trovato un bel gruppetto davanti e è riuscito a vincere poi. Assieme a loro c'era Valgren, che non si vedeva da tanto tempo in una gara di questo livello davanti a battagliarsene. Valgren, che comunque ha ottenuto anche vittorie importanti perché ha vinto anche un Amstel Gold Race, è comunque rimasto in un team importante perché è in un team World Tour, la EF, e oggi è ritornato. E Benjamin Thomas e Michael Valgren erano anche, si sapeva, i due più veloci del gruppo e l'hanno dimostrato facendo prime, seconde e terza posizione. Come ho detto prima, è arrivato Pietro Bon e dietro il gruppo regolato ancora da Jonathan Milan. Peccato per Jonathan perché poteva essere oggi un'altra occasione per centrare una vittoria. Ha dimostrato e sta dimostrando da inizio il giro quanto forte sta andando. Nella volata del gruppo si è intravisto anche Alberto Dainese del team Tudor, che ha provato a fare la volata assieme a Milan e quindi promette bene per le prossime tappe per noi italiani. Alberto Dainese, che negli ultimi anni è sempre riuscito a riportare almeno una vittoria al Giro d'Italia, normalmente inizia a carburare dalla seconda o terza settimana. Difatti lo scorso anno ha vinto la tappa 17, l'anno prima ha vinto la tappa 11, quindi questo fa ben sperare. Ha avuto un inizio di stagione non bellissimo Dainese, perché ha avuto un brutto infortunio a febbraio, aveva rotto quattro denti, e a vederlo in questa condizione, come ho detto prima, ci fa ben sperare per le prossime tappe. La tappa di oggi si è svolta così, con una fuga che è partita all'inizio, che aveva guadagnato all'incirca un minuto, non aveva guadagnato tantissimo. Il gruppo non gli ha fatto guadagnare tanto ai quattro fuggitivi. Come vi ho accennato prima, gli Alpecin hanno voluto far faticare tutti i velocisti. Si sono messi
davanti e hanno tenuto un ritmo alto, un ritmo che il loro velocista Caleb Groves poteva tenere senza problemi. Jonathan Miller non ha avuto problemi a tenere questo ritmo, difatti lui è rimasto nel gruppo, però dietro hanno causato un po' di danni, perché inizialmente il primo a staccarsi è stato, come ieri, Fabio Jakobsen, che ha perso addirittura qualche minuto in cima alla salita, all'incirca 4 minuti. Dopo di lui si è staccato Tim Merlier, che gli ha dato supporto, tutta la squadra, si erano praticamente staccati tutti per provare a riportare dentro il loro capitano. Subito dopo si è staccato anche Caleb Ewan, che normalmente su queste tappe tiene, ma oggi non ce l'ha fatta, e un Caleb Ewan così non è in condizione, difatti non lo vediamo neanche davanti nelle volate come ci ha abituato negli ultimi anni. E dopo la salita hanno tenuto aperto, in realtà nella discesa hanno tenuto un bel ritmo, finché poi nel tratto in pianura, quando ormai il gruppo era compatto, hanno rallentato e sono rientrati senza problemi tutti, anche Jakobsen, che era staccato di un bel po'. Dopo il ricongiungimento hanno fatto un po' di chilometri tranquilli, finché poi c'è stato il primo traguardo volante, che dava punti per la maglia ciclamino. Cosa abbiamo notato? Che c'è stata una caduta di Christophe Laporte, caduta anche brutta, una caduta che è avvenuta a una velocità molto alta, fortunatamente non sembra essersi fatto male, perché dopo poco si è rialzato, è ripartito, è rientrato anche in gruppo, però una caduta un po' strana, perché sembra abbia beccato un tombino, poi era leggermente distratto ed è andato a terra da solo, quindi non ha coinvolto altri corridori, e dopo poi è riuscito a ripartire con un bel po' di abrasioni, perché aveva tutto il body nella parte posteriore rotto. Dopo un po' di chilometri il gruppo ha continuato a tirare, dopo poco sono partiti 4 fuggitivi che vi ho accennato prima, il gruppo ha controllato, ma in realtà non tantissimo, perché poi la fuga è arrivata. Ai meno 20 sono successe poi altre cadute, la prima quella di Daniel Martinez, anche se sembra non essersi fatto niente. Poi c'è stata un'altra caduta con Michael Woods, Attila Walter, anche loro poi si sono rialzati, quindi non dovrebbero avere particolari conseguenze. E poi ho filato liscio fino ad arrivare all'arrivo, quando negli ultimi 10 km si sono accorti che i fuggitivi avevano troppo vantaggio, perché avevano ancora 50 secondi, 50 secondi sono tanti, soprattutto per quei 4 corridori che sono partiti a meno 70, quindi erano freschi, e c'erano almeno 2 pedalatori molto forti, perché Benjamin Thomas e Michael Vigaren li conosciamo proprio per questo, Benjamin Thomas perché va proprio tanto, va forte in pista, e Vigaren perché comunque ha un passato che non è da sottovalutare. E poi ha premiato i 4 fuggitivi, e in primis Benjamin Thomas. E questa è comandata la tappa di oggi. E niente, purtroppo non ho indovinato il vincitore di giornata ieri, non era tra i miei favoriti. Avevo segnato come favorito principale Jonathan Milan, che poi ha vinto la volata del gruppetto, ma non vale. E detto questo, andiamo a vedere la tappa di domani. La tappa di domani, che è la Torre del Lago Puccini, Rapolano Terme. Tappa da 180 km con 1900 metri di dislivello, caratterizzata da 3 settori di sterrato, in totale ci sono quasi 12 km in strada bianca. Tappa che sarà diversa dalle ultime 2 appena trascorse, secondo me andrà via una fuga e può essere addirittura che arrivi all'arrivo, e da vedere le squadre che vorranno tenere chiusa la gara, perché la squadra del leader Tadej Pogacar potrà correre proprio per Tadej Pogacar, perché questa è una tappa che insomma gli si addice, insomma faranno fatica ad arrivare i velocisti, proprio perché i tratti di sterrato non sono piatti, sono addirittura 2 tratti di sterrato che sono uguali alle strade bianche, e un tratto di sterrato inedito con un pezzo al 15% all'interno, quindi proprio per questo secondo me i velocisti, o i velocisti puri, non saranno davanti. E per questo una fuga potrebbe arrivare anche domani. Ma ora che vi ho accennato questo sulla tappa di domani, andiamo a vedere il favorito di giornata. Non vado più a dirvi l'elenco dei favoriti, andiamo a vederne solo uno e vediamo il giorno dopo se l'ho indovinato. Allora, sembrerebbe anche scontato dire secondo me Tadej Pogacar, e quindi diciamo un altro nome. Il favorito di domani, secondo me, sarà Jonathan Narváez. Ha dimostrato una grande forma nella prima tappa, ha già vinto questo Giro d'Italia. Nelle tappe di montagna comunque non ha preso tanto distacco, ancora 19esimo in classifica. Ha uno spunto molto veloce perché abbiamo visto come ha lasciato la Tadej Pogacar, e quindi per questo, secondo me, domani sarà il vincitore.
E è arrivata l'ora che anche voi qui sotto nei commenti scrivete chi sarà il vostro favorito nella tappa di domani. E detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto. Se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale, accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video. E se lo fate, siete dei grandi. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima.